E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Sono qui questa volta ragazzi per mostrarvi una grandissima offerta su Steam. Sto parlando di un grande videogioco, secondo me che merita la nostra attenzione. Stiamo parlando di Killing Floor. È uno sparatutto in prima persona cooperativo multiplayer fino a 4 giocatori. Il gioco è molto semplice, consiste nel combattere ondate di maniaci deformi, zombie e pagliacci che hanno subito, come dire, manipolazioni genetiche. L'ambientazione è dannatamente horror. Ragazzi, fa cagare sotto. Più si va avanti negli scontri e più le orde diventano aggressive e pericolose. Sono previsti anche dei boss finali di fine attacco orda ogni tanto che spuntano fuori e sono veramente, veramente duri da abbattere. I giocatori durante queste uccisioni guadagnano denaro in gioco per ogni uccisione, nonché per sopravvivere alla fine di un'orda. Nel tempo tra un'orda e l'altra si può visitare un commerciante, un venditore, non so come definirlo, per comprare e vendere munizioni, acquistare armature, armi aggiuntivi che vanno da katane, bombe artigianali, lanciafiammi, fucili a pompa e così via. Insomma, a questo punto, collaborare per sopravvivere l'ho trovato veramente divertente insieme agli amici. La possibilità anche di saldare delle porte per impedire il passaggio delle orde da punti specifici finché alla fine poi non me l'hanno distrutta, va bene. Diciamo, parliamo un po' di storia, insomma. La Software House che lo ha prodotto è la Shatterline Production, che ha utilizzato il motore grafico Unreal Engine 2. King Flu è nato inizialmente da una semplice mod, diciamo così, di Unreal Tournament 2004. Killing Floor è un titolo molto, molto particolare, le cui caratteristiche ricordano in maniera tutt'altro che velata un altro celebre FPS disponibile sul mercato da tempo. Sto parlando, ragazzi, ma l'avete già capito, di Left 4 Dead 2. E adesso, se pensate, sì, pensate che questo gioco sia bello e che è possibile magari divertirsi in compagnia spaccando crani, ossa e teste a volontà con proiettili, sappiate, cari amici, che questo gioco su Steam lo troverete solo a 3,60€. In offerta praticamente è acquistabile fino all'11 luglio del 2013. Quindi ragazzi, c'è stata un'altra cosa importante che dovete sapere. Da adesso, che è praticamente il 5 giugno, ore 19, potete praticamente scaricare e provare il gioco completamente gratuitamente. Così potete comprarlo successivamente, magari fino all'11 luglio 2013 a 3,60€, ma potete provarlo gratuitamente fino all'11 luglio. Quindi però in questo frangente, quindi da adesso fino all'11 luglio, se poi decidete di comprarlo, lo comprerete anche con questo sconto a 3,60€. In genere costa, mi sembra, 17€. Ragazzi, che dire, provatelo, provatelo, è gratis, è una grande occasione che dà Steam. Quindi con questo è tutto, Mujahideen vi ringrazia e vi dice buona serata ragazzi e a presto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta, a presto e ciao.